Ho sognato che il coronavirus aveva dimezzato la popolazione mondiale. Io in Italia ero tra i pochi sopravvissuti. Mi ero salvato non mettendo piede fuori di casa per mesi e mesi, razionando 10 pacchetti di bruscolini che mi ero comprato prima che tutti i supermercati fossero presi d'assalto e svuotati. 3 bruscolini a pranzo e 2 la sera prima di andare a dormire. Per tenermi attivo, almeno mentalmente, mi ero letto tutto alla Recherche du temps perdu di Proust, tutti e 7 i tomi. Non solo, ne avevo poi tratto una sceneggiatura mastodontica per un film che sarebbe durato tra le 12 e le 14 ore, ma tutte le cinematografie mondiali erano letteralmente in fin di vita. In Italia il virus si era portato via tutti i nostri sceneggiatori, registi e la maggior parte degli attori. Però ora nel mondo si riniziava faticosamente a girare dei film. Io allora mi presentavo all'unica produzione italiana ancora in attività che era alla disperata ricerca di un nuovo soggetto. Era forse finalmente l'occasione della mia vita. Forse questa tragedia planetaria poteva farmi un piccolo regalo, dandomi l'opportunità da sempre agognata di girare un mio film. Consegnai così il soggetto della mia trasposizione dell'opera di Proust che avevo intitolato Ritrovando il tempo perduto. Il cinema italiano sarebbe ripartito da me, io, unico sceneggiatore e regista superstite, e avrei ridato lustro alla nostra gloriosa cinematografia. 3 giorni dopo mi arrivava una mail dalla produzione che diceva: il suo soggetto non ha una struttura forte, i personaggi sono solo abbozzati e l'idea potrebbe forse reggere per un video su YouTube. Il passaggio dal formato corto al lungo non è facile. Inoltre, ora siamo impegnati su di un altro progetto molto ambizioso, una trilogia tratta da un monologo di Alessandro Siani. Complimenti perché è una grandissima vittoria per tutti. Facciamo un grande applauso agli autori. Che incubo, ragazzi. E vi lascio immaginare quale parte del sogno mi ha angosciato di più. No, non è quella dei bruscolini. Che dirvi, sono giorni difficili, ci invitano ad essere responsabili, a non uscire. Anche coloro i quali nemmeno una settimana fa ci dicevano che era assurdo bloccare un intero paese per un'influenza. E non ce l'ho tanto con quei politici che effettivamente devono far fronte ad un'emergenza senza precedenti. E nemmeno con quei medici e virologi che tentano la tortuosa strada dell'informazione televisiva. No, ce l'ho coi tanti che pubblicamente stanno lì a giudicare o a criticare le istituzioni o la gente comune, cambiando però opinione, punto di vista da un giorno all'altro, come se niente fosse, mantenendo però sempre la stessa arroganza e saccenteria. Ecco voi, ma che spessore umano e culturale avete? Che credibilità! Il silenzio, questa meravigliosa espressione di intelligenza, ma sa, siamo proprio scordata. Vabbè, ma è l'epidemia al tempo dei social, ragazzi, per cui più che preoccuparsi della salute dei propri cari o persino di se stessi, ci si preoccupa invece di un cazzo di video di merda satirico, di una dissacrante trasmissione di satira francese. Sì, ragazzi, mi avete bombardato con: ehi, ma non mi fai un video di risposta a quegli stronzi dei francesi? Un video di risposta. Io che, dicendolo pubblicamente e apertamente, ho sempre ritenuto dei coglioni tutti quei francesi e non che manifestavano il disprezzo nei confronti di Ritalpo e che io mi permettevo di prendere per il culo un popolo e un paese, io ora mi dovrei mettere a rispondere a un cazzo di videuzzo satirico più o meno riuscito. In molti hanno sbraitato, non si fa satira, ironia, comicità su vicende drammatiche. Ragazzi, non so su quale pianeta siate cresciuti, ma sul mio, satira, ironia e comicità sono sempre state mosse proprio dal dramma, dalla tragedia. Anzi, sono a tutti gli effetti un antidoto alle crudeltà delle nostre misere vite. Poi, se al giorno d'oggi vi siete abituati a sorridere solo del Pacco da Giù, di Roma Nord, Roma Sud, di Sanremo, ebbene. No, ecco, quindi mentre molti di voi stavano lì col fegato in fiamme, poi condividendo allegramente video di risposta contro i francesi tutti, conditi di sottilissimi aforismi e metafore del tipo: un ve pulite il culo, arrivateci a Gioconda, Fabio Grosso, campioni del mondo. Dimenticando tra l'altro che la Francia ha vinto l'ultimo mondiale, dove noi non siamo manco qualificati. Wow, che satira pungente, ragazzi! Ecco, dicevo, in questi giorni turbolenti e virali, io, sempre coerente con me stesso, sono comunque andato al cinema. Giusto in tempo, prima che li chiudessero su tutto il territorio nazionale. C'è chi coraggiosamente aveva comunque deciso di portare in sala dei nuovi film, pur conscio di andare incontro ad un suicidio commerciale. Una delle tante beffe in questa piccola o grande tragedia sanitaria che stiamo vivendo è che ha fatto passare completamente inosservato un ottimo risultato del cinema italiano. Difatti, le 2 pellicole tricolori in gara al prestigioso Festival di Berlino sono state entrambe premiate con riconoscimenti importanti. Favolacce dei Fratelli d'Innocenzo ha vinto il premio per la sceneggiatura e volevo nascondermi di Giorgio Diritti quello per l'interpretazione di Elio Germano. Proprio Volevo nascondermi è uno dei titoli italiani che ha provato a sfidare il coronavirus uscendo in sala la settimana scorsa. Accanto a questa pellicola anche Picciridda, Coi piedi nella sabbia, opera prima di Paolo Licata.
due uscite italiane che purtroppo hanno potuto contare solo su di una settimana scarsa di programmazione, in attesa di capire quando e come riapriranno le sale. Ecco, io non vi farò in questa occasione le solite recensioni sanguinose, non mi va, mi sembrano anche un po' fuori luogo. Rapidamente posso però dirvi che Volevo nascondermi è ispirato alla vita del celebre artista italiano Ligabue, interpretato appunto da Elio Germano, osannato da tutti anche per la sua straordinaria somiglianza fisica. Ma ditemi un po' voi se c'è sta somiglianza. A me non mi sembra proprio. Scherzi a parte, il film l'ho trovato piuttosto interessante, a tratti ostico, non sempre completamente a fuoco, ma mai avrei immaginato che in un'annata già segnata dalla mastodontica interpretazione di Pier Francesco Favino nei panni di Bettino Craxi ci si potesse imbattere in una prestazione ancora più impressionante. Ebbene sì, Elio Germano è davvero eccezionale e capace di rendere tangibile la complessità del personaggio e la scelta di diritti di mettere in scena in qualche modo il mondo interiore del pittore, un mondo in un faticoso equilibrio tra rabbia, delirio e creatività. Insomma, tornando alle mie valutazioni, gli darei due gocce di sangue, che per l'occasione coprirei con delle mascherine. Invece, per quanto riguarda Picci Ridda, siamo di fronte ad un adattamento dell'omonimo romanzo di Catena Fiorello. Catena, meno me. Ambientato a Favignana, per lo più negli anni 60, racconta il rapporto tra una nonna e una nipotina, quest'ultima rimasta sola sull'isola dopo che il resto della famiglia si è imbarcato a cercare fortuna in Francia. È un piccolo film, molto piccolo, forse pure troppo piccolo, ma che sa comunque raccontare il piccolo quotidiano della provincia siciliana nel post-dopoguerra. Ecco, direi che finché si concentra sulle dinamiche tra nonna e nipote nel paesino siciliano, il giovane Licata mostra una certa sensibilità. Poi, invece, quando fa emergere in maniera più chiara tutto il non detto che si era sviluppato tramite lunghe e lisse narrative, ecco, in quel momento in cui il film deve chiudere i conti, ho l'impressione che ci sia qualche imprecisione e il tutto si fa un po' troppo ridondante e didascalico. Peccato. Dai, però, insomma, facciamo alla fine un 2,5 gocce, su, con 3 mascherine. Dai. Questo periodo è un po' così. Ragazzi, che dire, aspettiamo, cerchiamo di capire come evolverà questa situazione. Speriamo nel migliore dei modi per tutti, italiani, francesi, cinesi, americani e chi ve pare. Mi raccomando, fate i bravi e non famo che se ritroviamo col pianeta spopolato, eh? Che a me desorbimme una trilogia tratta da un monologo ad Alessandro Siani proprio non me va.